Carmen Di Pietro tradita da Iannone, la verità domenica live. Domenica live, Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannone, la verità sul tradimento. Carmen Di Pietro è stata l'ultima ospite della puntata di oggi di Domenica Live, per chiarire una volta per tutte la questione con suo marito Giuseppe Iannone. Durante la settimana pomeriggio 5 il direttore di Novella 2000 aveva dichiarato di essere in possesso di alcune foto riguardo ad un presunto tradimento da parte dell'uomo. In seguito Alessi aveva portato da Barbara D'Urso una busta gialla, e aveva affermato che all'interno di essa vi erano le foto di cui aveva parlato, e che non aveva pubblicato per rispetto della famiglia di Carmen, sia per la mamma che per i bambini. Durante la puntata di oggi la D'Urso ha aperto la seconda parte del talk con la borsa in mano e ha poi accolto la lettrice di poesia in studio insieme alla madre e al marito. Barbara ha inizialmente mostrato le foto alla madre, la quale ha affermato: se l'altra volta Carmen ti ha messo le borse fuori la porta, questa volta te le mette fuori il portone. E poi, tu che dici di essere quell'uomo che ama la famiglia e poi vai a femmine. Insomma, la signora sembrava veramente sconvolta dopo aver visto gli scatti bollenti, e la figlia ha voluto quindi chiedere spiegazioni. Carmen Di Pietro lascia Giuseppe Iannone a Domenica Live. Carmen Di Pietro ha quindi chiesto a Domenica Live alla madre di descrivere cosa avesse visto, la donna ha sottolineato che quelle foto attestavano il tradimento di Giuseppe Iannone. Infatti, come precisato dalla mamma, vi erano stati degli abbracci e anche dei baci. L'uomo in trasmissione si è giustificato dicendo che molto probabilmente era una donna che aveva soltanto salutato, e Carmen, non sapendo a chi credere, ha voluto vedere una volta per tutte le foto. Il commento della Di Pietro è stato: altro che saluto, questo è un bacio vero, come quelli dei film. Giuseppe ha quindi tentato di sdrammatizzare, dichiarando che se quello è un bacio lei era una cantante lirica, e che se il bacio che è stato, era un bacio paragonabile a quello avvenuto tra Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty. Carmen ha però concluso con poche parole: tu scherzi, io no. Finiamola. Insomma, è quindi veramente finita la loro storia?